Buondì e benvenuti a questa nuova guida con GPL. Oggi proveremo a fare qualcosa di interessante. Stavo pensando di fare questa guida in inglese perché non ho visto tanta roba di informazioni al riguardo. Comunque, abbiamo visto in una guida precedente come installare il gioco direttamente su la Steam Deck, ma non abbiamo visto come installare le mod sulla Steam Deck. Quindi i vari campionati custom, come quello del 1955, il campionato sport delle vetture, che so, la Targa Florio, per esempio, insomma, c'è un sacco di cose interessanti che sarebbe bello portarsi in mobilità. Si può fare? Sì, non immediatamente. Vi servono un po' di prerequisiti per questo. Installare GPL su un computer, installare le mod su un computer, avere un disco fisso, una docking station per la Steam Deck. E prendere tutto quello che si è installato sul PC e trasferirlo sulla Steam Deck per poi metterlo in modalità gaming, importarlo una mod per volta e vedere se tutto funziona, perché Gem provato, ma purtroppo non funziona. Gem sarebbe il sistema con la quale si integrano le mod. Quindi abbiamo qualche piccolo problema del tipo che una volta impostato su computer il pilota e la sua macchina non potremo più modificarla. Quindi se volete fare un campionato vi ciuccerete tutto il campionato con la stessa automobile. Si può fare, ha senso. Come se aveste firmato un contratto, insomma. Ma ciancio le bande, andiamo a vedere un po' come si fa. Mi trasformo in bianco e nero e andiamo a vedere. Per partire questa guida dobbiamo avere a disposizione le Grand Prix Legends installate sul computer, e ho fatto una guida a riguardo, e un sistema per installare le mod sul computer, che avevamo anche questo visto in un'altra guida. Per rinfrescarvi la memoria, gplwords.de, qua dentro trovate tutto, tra cui il metodo di installazione e il metodo per installare le mod, che è questo GPL Secrets che contiene Gem. Facciamo partire Gem, o meglio, io ho installato un paio di mod, che una è il campionato 1955, quello che vi ho fatto vedere la guida, e una seconda guida che è una, pardon, un secondo, una seconda mod che riguarda le sports car, per farvi ingolosire. No, Ford GT40, vi ricorda qualcosa? E qua c'è poche piste, tra cui una certa Targa Florio, 71 km in Sicilia, quindi ce ne avete da che divertirvi. Allora, in questo caso qua ricordatevi di installare i vari carset, questi non so cosa sono, però questi sono quelli che vi ho installato con le varie mod, quindi Sport Cars e Grand Prix del 55. Una volta che abbiamo scelto la nostra macchina, il nostro raster, tutte le configurazioni che abbiamo fatto, quando uscirà il programma salverà alcuni file .exe. Allora, vedete qua che c'è campionato 67, GPL C67, GPL C55, campionato del 55, GPL, non mi ricordo più qual era, XSC, questo è il campionato delle vetture sport. Quindi ogni gem vi crea un eseguibile per ogni campionato. Se noi andiamo a premere per esempio GPL, partirà una versione di Grand Prix Legends personalizzata con questi parametri. E questo è proprio quello che ci serve da trasferire su Steam Deck, perché non avremo a disposizione gem, ma grazie a questi eseguibili potremo far partire le mod. E ora non ci resta altro da fare che prendere tutta questa bella cartella e metterla su un bel disco fisso, come avevo fatto qua con GPL 1955. E ora ci rivediamo su Steam Deck. Eccoci qui sulla nostra Steam Deck delle meraviglie. Abbiamo qua attaccato il nostro bel, grazie a una docking station. Potete cavarvela anche in altre maniere, io ve la consiglio, e vi consiglio anche mouse e tastiera, se potete. Appiccicarceli, perché qua andremo a ravanare un bel po' nel desktop mode. Abbiamo GPL 1955, che è la cartella che abbiamo preparato sul computer. Quindi la dobbiamo copiare di qua per varie ragioni. Come
conviene metterla nella cartella home, deck, documents. C'è qualcosa che non mi è chiaro, però qualche cosa è meglio metterla in questa cartella qua. Intanto si sta copiando, c'è un po' il bel po' di file, un bel po'. Qui in pratica stiamo copiando tutto quello che c'era presso a disposizione Gemma dal computer e lo stiamo ricopiando sulla DEC. Intanto possiamo già fare una cosa, prendere il campionato GPLC55 e fare Add to Steam. E GPLXSC, che è il campionato di macchine sport, e fare Add to Steam. E questo ce l'abbiamo già pronto. Ci rivediamo quando ha finito di copiare tutti i dati. Ah, tra l'altro ricordatevi di scaricare anche le piste, se no dovrete riscaricarvele. Potete farlo da Steam Deck, volendo, oppure da PC e poi traslate. Bene. Quanto pare abbiamo copiato tutti i file, quindi non resta che tornare nella gaming mode. Non resta che tornare nella gaming mode, ovvero la modalità base su Steam Deck. Attualmente è nella dock, quindi meglio portarsi dietro, anche in questo caso, un controller. Poi, ovviamente, quando lo usate non serve. Bene, Steam Deck sembra si sia ripresa. Andiamo a vedere direttamente sui comandi di Steam Deck. Altri giochi, non di Steam. Qua dovremmo vedere degli eseguibili C55 e XSC. Allora, anche in questo caso, come nel gioco normale, ricordiamoci di fare proprietà. Compatibilità, forziamo a Proton. Vanak, il giardino retroludico, mi ha consigliato Proton GE, devo ancora installarlo. Grazie Vanak. Fatelo seguire. Vediamo se il tutto parte. Allora, avremo difficoltà a mettere la grafica perché già su Grand Prix Legends ce n'è una sola, figurati sulle mod di Grand Prix Legends, su Steam GridDB. Ed ecco qua. La mod in tutta la sua bellezza, che però ha un problema per il tipo che gli manca il mouse. Quindi impostazioni controller, impostazioni controller, perfetto, però mi manca che il trackpad diventi un mouse. Dietro alla mia bella faccia c'è ok, manca anche una possibilità di fare clic sinistro, modifica layout. Io direi che possiamo usare uno di quei pulsanti dietro dorsali tipo R1. No, dorsale R4, mouse, clic sinistro del mouse. Quindi andiamo a vedere qua. Ricordiamoci, ok, ricordiamoci che la selezione del giocatore non va, è buggata. Allora, questa è Kyalami, se non sbaglio. Si sta avviando il tutto. Andiamo a vedere se funziona. E sembrerebbe proprio di sì. Forse c'è qualche piccolo problema di configurazione. È tipo che mi sta accelerando a caso. Molto bene. Non ho neanche configurato una cosa importante che ho detto nella guida. Mamma mia, mi sto facendo esplodere l'orecchio.
ricordatevi mettere due pulsanti comodi per uscire, quindi L4, ESC e L5, invio. Ok, così possiamo fare option. Ok, calibra. Il volante calibrato. Ok, vediamo se adesso funziona tutto. Tasti dovrebbero esserci. Vediamo se adesso ce la facciamo. Ok, doveva esserci un'altra macchina, ma va bene anche la Ferrari. Questa è Kyalami, su una vettura sport in Grand Prix Legends direttamente su Steam Deck. Ok, il metodo di installazione non è stato molto diciamo così consono, però funziona. Se volete provare, questo è un metodo che funziona in attesa di che qualcuno faccia un gem adatto a Steam Deck o a Linux. Probabilmente c'è già. Fatemelo sapere nei commenti se c'è, che riproviamo con una guida un po' più comoda. E con questo testacoda direi che può bastare così. Allora, che ne dite di questa guida? Vi è piaciuta? Vi sarà utile? Avete dei consigli da darmi? Scrivetelo nei commenti. Nei commenti c'è anche il suggerimenti vari, tipo seguitemi anche sul gruppo Telegram, per esempio, se trovate la posta del cuore, si chiama proprio così. E fatemi sapere, il vostro buon cuoco vi saluta e vi rimando alla prossima guida. Ciao!